Di Napoli, allenatore della Cavese, portate a casa un successo che però non serve ai fini del passaggio in finale, però è stata una buona gara da parte della Cavese. Mi dispiace che non serve, perché secondo me la gara è stata compromessa il primo tempo a Cava, dove abbiamo subito i 5 gol, dove abbiamo giocato con tante defezioni. I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta che sono forti e che mi sarebbe piaciuto giocare contro il Campobasso con una formazione nostra tipo. Ecco, quindi la qualificazione compromessa a Cava dei Tirreni, però è stata una gara vera, direi anche sugli spalti, tanto pubblico, se si considera che era un giorno feriale, il 6 giugno, anche da Cava dei Tirreni è venuta molta gente. Ma i nostri tifosi sono il 12° uomo in campo nel vero senso della parola, hanno un senso di appartenenza verso la squadra, sono venuti tanti per un giorno settimanale, lavorativo, e ci danno una carica importante, loro sono veramente il 12° uomo in campo che ci spinge sempre. Senta, si parla anche di futuro, perché le squadre di Serie C hanno perfezionato l'iscrizione entro il 4 giugno al campionato, lei sarà il prossimo allenatore anche in C della Cavese? Sicuramente a giorni uscirà dei comunicati, questa è la notizia che penso la dovrebbero dare la proprietà, sicuramente io sono legato a questi colori e quindi sarei contento di essere onorato di allenare ancora la Cavese. È la dimensione giusta la Lega Pro per Cava dei Tirreni? Secondo me dobbiamo assestarci prima come società, nel senso di fare un po' di esperienza e di mantenere la categoria. Cava dei Tirreni secondo me merita palcoscenici importanti, perché c'è veramente una passione, c'è veramente un trasporto della città verso questa squadra. Io spero che la società, che è una grandissima proprietà, c'è un grande direttore, programmano veramente prima di assestarci e poi di puntare a qualcosa, ma dobbiamo fare un lungo cammino ancora. Il nuovo allenatore della Cavese, a prescindere se sarà lei o meno, in Serie C avrà una buona base di calciatori dai quali ripartire, sui quali lavorare in ritiro? La squadra è una squadra secondo me forte, bisogna sedersi col direttore e fare delle valutazioni a 360 gradi, perché affronteremo un campionato che ho fatto per tanti anni, conosco bene la categoria e c'è bisogno di farsi trovare pronti, quindi adesso ci meritiamo un po' di ferie e sicuramente il direttore saprà quello che deve fare. Un'ultima cosa, il Campobasso, che impressione le ha destato? Ha fatto una grandissima impressione, sabato da noi mi ha fatto un'ottima impressione, noi siamo venuti con la voglia di poter fare un'impresa, ci stavamo quasi riuscendo, però è una squadra forte, una squadra che gli faccio i complimenti, perché veramente è un'ottima squadra.